Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute tutte. Continuiamo e concludiamo questo percorso che il professore Mola ci ha delineato sulla costruzione dello Stato attraverso la sua immagine di questo triangolo scaleno. Siamo arrivati ad un momento chiave nel quale lo Stato si confronterà con questa grande novità rappresentata dal primo dopoguerra, che è la presa del potere del fascismo. Vedremo poi, attraverso le parole del professore, come si delineerà questo dualismo di poteri tra la monarchia da una parte e il regime fascista dall'altro, e tutti i problemi che ne deriveranno, quindi le posizioni dell'uno, le posizioni dell'altro. Però penso che più che anticiparvi io qualcosa, passo direttamente la parola al professore, che riprenderà da dove abbiamo lasciato ieri. Grazie professore. Ringrazio te per la presentazione e l'introduzione, così come torno a ringraziare l'Istituto per avermi invitato a svolgere questo seminario sul tema appunto dello Stato durante il regime monarchico. Soprattutto in questo terzo e ultimo incontro. Ieri sera ci eravamo lasciati sulla soglia del 27 di ottobre del 1922, che è un giorno particolarmente significativo e importante da molti, virgolette, storici, ritenuto l'inizio del regime totalitario. In realtà non è affatto così. Dobbiamo esaminare correttamente quanto avvenne quella sera, ma dobbiamo fare inevitabilmente anche un passo all'indietro. Come già abbiamo ricordato ieri, si erano susseguiti diversi governi dal 1918 in poi, il governo Orlando, i governi Nitti, il governo Giolitti, il governo Bonomi e i due governi presieduti da Facta, il primo dei quali particolarmente opaco. Il secondo governo viene insediato all'inizio di agosto del 1922, il Parlamento, più correttamente la Camera dei Deputati, si riunisce il 7 di agosto per votare la fiducia al nuovo governo, che ha due ministri importanti, cioè Marcello Soleri, ex combattente e deputato, e che è al Ministero della Guerra, particolarmente deciso, parrebbe, a cercare di mettere fine al conflitto tra squadristi e organizzazioni avversarie, cosiddetti rossi, e il ministro di Grazia e di Giustizia, che è a sua volta una persona di particolare caratura, allineato nella difesa del regime liberal-democratico. Ora, dopo quella riunione del 7 di agosto, la Camera non viene più convocata da Facta, che si occupa della propria immagine. Siamo ad agosto, nel settembre organizza un banchetto solenne per il trentennale del suo ingresso alla Camera dei Deputati, partecipano circa 2000 ospiti e non si occupa di cercare di risolvere i problemi effettivi del Paese. Va sottolineato che durante il suo viaggio all'estero, viaggio di Stato in Belgio, Vittorio Emanuele III sollecita Facta a convocare la Camera per parlamentarizzare la crisi che è in corso. Vittorio Emanuele III è un re costituzionale e crede quindi al primato fondamentale del Parlamento. È il Parlamento che decide, non è il re, non è il capo del governo.
abbiamo già parlato nei due incontri precedenti, dei due lati lunghi del triangolo e del lato corto, che è quello che in quel momento doveva rappresentare la volizione del paese. Ripete il re ancora alla vigilia del 27 di ottobre questa sollecitazione a Facta a convocare la Camera. Il 24 di ottobre, all'indomani dell'assemblea del Partito Nazionale Fascista a Napoli, Teatro San Carlo, dove anche Benedetto Croce va per osservare Mussolini, e dove c'è una adunata tutto sommato relativamente tranquilla del Partito Nazionale Fascista, Facta telefona al re, che è a San Rossore, svanita, minaccia marcia su Roma. Questo è un telegramma che è stato pubblicato. Quindi Facta è assolutamente convinto che non ci sia alcun pericolo per il governo e quindi per lo Stato. Il ministro dell'Interno era un uomo di grande decisione, un ex prefetto, Paolino Taddei, ministro di Grazia e Giustizia, Giulio Alessio, altra, come ho già detto, figura significativa. Dopo due giorni, il 26 di ottobre, Facta manda un ulteriore messaggio, un'ulteriore comunicazione al sovrano, logorroica, improvvisamente si passa dalla cessata minaccia di marcia su Roma a un pericolo imminente di torbidi e di movimenti di squadristi verso Roma. In realtà il generale Emanuele Pugliese, comandante della divisione militare di Roma, aveva preordinato perfettamente la difesa della capitale, un piano che era stato progettato da un mese ed era stato messo in atto. In che modo? Bloccando le ferrovie a Civitavecchia, a Orte e a Tivoli. In che modo bloccarle? Vengono divelti i binari e vengono messi dei vagoni di traverso, per cui nessuno può arrivare in ferrovia verso Roma. Questo è il quadro che va tenuto ben presente. Cioè i generali, le forze armate sapevano benissimo che cosa fare per impedire ogni assalto. Facta, la sera del 27 di ottobre, si presenta alla stazione, perché ricevuto quel messaggio logorroico di cui ho detto, il re risponde con un telegramma di meno di una riga: arrivo a Roma alle 19:30. Parte da San Rossore e arriva a Roma e Facta gli si presenta dimissionario. Il governo ha rassegnato le dimissioni. Un governo dimissionario non ha i pieni poteri. Il governo dimissionario è in carica per gli affari ordinari. Questa è stata la prassi da quando esiste un governo che deve avere la fiducia delle Camere. E questa è la situazione del 27 di ottobre. Il quadro è quello. Che cosa accade? Che Facta, dopo l'incontro con il re alla stazione Termini, ha un ulteriore incontro su invito del sovrano, gli ribadisce che è dimissionario e poi va a dormire. Viene svegliato nella notte da due parlamentari che gli dicono che è in atto un movimento di squadre verso Roma e che bisogna quindi provvedere. Convoca il Consiglio dei Ministri, che si raduna la mattina del 28 di ottobre, e che approva la promulgazione dello stato di assedio. Siccome siamo in presenza di un tenente e siamo in presenza di allievi della benemerita scuola militare dell'Annunziatella, ricordiamo che cosa vuol dire proclamazione dello stato d'assedio: che ai codici civili, codice civile e codice penale ordinario, subentra il codice militare, che prevede quindi l'uso delle armi nei confronti delle manifestazioni, che vuol dire quindi una situazione di
totale allarme. Allarme vuol dire dare anche all'estero l'impressione che lo Stato stia crollando, perché se deve ricorrere alle armi per difendere la capitale vuol dire che è in una condizione di totale insicurezza. Allora, mentre Facta va a dormire, mentre accade questa situazione di apparente sospensione della politica, Vittorio Emanuele III, rientrato nella capitale, riceve tutta una serie di rappresentanti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, i maggiorenti di tutti i partiti costituzionali, quindi liberali, democratici, sociali, eccetera, il Partito Popolare, si informa dell'opinione, della posizione della Santa Sede, della Chiesa, della Confindustria, e alla fine di tutto questo percorso di consultazioni delibera che occorrerà insediare un governo e ipotizza l'insediamento di un governo presieduto da Antonio Salandra, che era il Presidente del Consiglio che aveva voluto l'intervento e godeva di un largo prestigio nell'ambito della Camera in quel momento eletta. La mattina del 28 ottobre Facta si presenta dal re per far firmare il decreto di stato d'assedio e il re rifiuta la firma, perché non c'è motivo di proclamare lo stato d'assedio in una situazione in cui Roma è totalmente tranquilla e i pochi movimenti che sono registrati in altre città sono ormai praticamente terminati, quindi non c'è alcun allarme effettivo a livello generale del paese. Facta comunica al re che ne ha però già diffuso il proclama dello stato d'assedio e ha fatto affiggere i manifesti che lo annunciano. E la risposta del re fu: vada, faccia come segretario comunale di Monasterolo, vada a toglierli dalle cantonate, perché senza che ci fosse la firma del re, un decreto legge non aveva alcuna legittimità. Qui torniamo a un punto centrale della vita dello Stato. Non esiste un decreto firmato da un Presidente del Consiglio, di un capo del governo, che non abbia la firma del re, perché tutti, come da statuto, ne abbiamo parlato all'inizio di queste conversazioni, come da statuto è evidente che ogni legge deve recare la firma del re e la controfirma del Presidente del Consiglio o di un ministro. In quella situazione cade la candidatura di Salandra e dopo una serie ulteriore di consultazioni Vittorio Emanuele III incarica della formazione del governo Benito Mussolini, che era a Milano, il quale parte da Milano la sera del 29 di ottobre del 1922, si presenta al re la mattina del 30, riceve formalmente l'incarico, in poche ore organizza la lista dei ministri che nel frattempo aveva consultato, la cui disponibilità aveva accertato, e quindi l'indomani avviene il normalissimo passaggio di consegne tra i ministri uscenti e il ministero subentrante. Tutto avviene quindi in una assoluta ordinarietà. Quali sono i componenti del nuovo governo? Non dimentichiamo che il gruppo del Partito Nazionale Fascista contava 35 deputati o 37, a seconda degli orientamenti di due, su 535, quindi era un gruppo assolutamente minoritario. Del governo fanno parte i fascisti, i nazionalisti, che erano un gruppo a parte, 12 deputati, il Partito Popolare Italiano, che ha suoi rappresentanti sia come ministri
sia come sottosegretari, tra i sottosegretari del governo Mussolini vi è Giovanni Gronchi, che è sottosegretario al Ministero dell'Industria, vi sono i democratici sociali con il duca Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, vi sono i liberali dei diversi gruppi e vi è anche l'uomo di fiducia di Giolitti, e cioè il conte torinese, conte Teofilo Rossi di Montelera, che è ministro dell'industria, che era un ministero, come abbiamo già detto ieri, particolarmente importante per la produzione di guerra. La domanda era, ma i notabili liberali dove erano? Cominciamo e finiamo con il caso Giolitti. Giolitti ancora una volta manca l'appuntamento con la storia. Come nel maggio del 1915, l'abbiamo ricordato ieri, è assente, così la sera del 27 di ottobre del 1922 è a casa sua a Cavour, piovigginava, era un po' raffreddato e stava festeggiando il suo 80° compleanno, perché era nato il 27 di ottobre del 1842 e dichiara di essere in attesa della convocazione da parte del sovrano per recarsi a Roma. Ora, uno statista che era stato 5 volte presidente del Consiglio e che conosceva benissimo qual era la dinamica della crisi in corso, non aspetta la convocazione da parte del re, ma va a Roma proprio di sua sponte per affrontare la crisi. La mattina del 28 ottobre alle ore 5 del mattino, su ordine di Vittorio Emanuele III, Facta si era deciso a mandare 3 telegrammi di convocazione a Roma per consultazioni sulla crisi. Vengono inviati a Filippo Meda, Partito Popolare Italiano, Benito Mussolini, Partito Nazionale Fascista, e Giovanni Giolitti, il quale dice sì, vengo, però mi dicono che la ferrovia è interrotta ad Alessandria, che è uno snodo importante, e allora sono disposto a venire a Roma anche in mare. Partire da Cavour, e cioè Vecchio Piemonte, e pensare di arrivare a Roma per mare o è una burla o non ha senso, perché ci volevano non meno di 2 giorni e mezzo, quindi ormai a crisi ampiamente consumata e ormai a cose fatte. Perché c'era la fretta di varare quel governo? Perché bisognava poi aprire la settimana e evitare la crisi della borsa, che voleva dire il crollo dell'economia. D'altra parte, di quel governo, cioè del governo Mussolini, quando si insedia, fanno parte tutti i partiti costituzionali e quindi c'è un appoggio corale. Non si tratta di una presa del potere armata da parte degli squadristi. Questa è una fiaba che viene ripetuta nei manuali, magari ripetuta anche nei programmi televisivi, ma non risponde minimamente alla realtà. Ora, la famosa frase che viene attribuita a Mussolini quando incontra Vittorio Emanuele III e gli presenta la lista dei ministri, gli dice: vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, è in parte letteratura, ma in altra parte anche realtà, perché i ministri che costituiscono il governo sono tutte persone che in qualche modo o sono stati combattenti nella Grande Guerra o addirittura anche feriti e decorati, oppure hanno avuto dei caduti durante la Grande Guerra, il fratello, un figlio e così via. Cioè il riferimento alla Grande Guerra è il riferimento unitario di una composizione, di un'articolazione, un ventaglio di forze politiche che si riconoscono nella necessità di dare finalmente all'Italia un governo stabile dopo 3 anni di governi di brevissima durata e quindi totalmente inutili. E a questo punto bisogna fare una riflessione su che cosa accade all'indomani dell'insediamento del governo Mussolini. Esistevano le camere, rappresentanti di quel famoso lato corto di cui abbiamo parlato nei 2 precedenti incontri, e cioè dell'abolizione degli elettori. E la camera che era in carica
era stata eletta nel maggio del 1921. Quindi non si trattava di una Camera nata chissà come, chissà quando, era la rappresentanza legale dell'abolizione del paese. Ed è quella Camera che a metà di novembre vota a stragrande maggioranza la fiducia al governo Mussolini, con l'adesione delle persone fisicamente presenti, Salandra, Vittorio Emanuele Orlando, Enrico De Nicola, futuro primo presidente provvisorio della Camera dei Deputati, primo presidente provvisorio della Repubblica Italiana, e lo stesso Giolitti, il quale fa una dichiarazione ai giornali in cui dice: il Parlamento non ha saputo darsi il governo, il Paese se lo è dato da sé. Ed ecco, allora, qual è questo Paese? Il Paese che si dà il governo nel 1922 è il Paese che arriva dalla guerra, è il Paese che aveva compartecipato a quelle vicende che bene conosciamo, abbiamo descritto, e che Giolitti stesso ha fatto passare attraverso la grande manifestazione, la donata delle bandiere del 1920 e la tumulazione della Samba del 1908 il 4 novembre del 1921. Adesso, in tempi assolutamente ravvicinati, dopo il voto favorevole della Camera, dopo il voto favorevole del Senato a fine novembre, i senatori iscritti al Partito Nazionale Fascista erano 2 su circa 400. I voti a favore del governo Mussolini sono 187 contro 19 dissenzienti. Quindi c'è un voto plebiscitario del Parlamento a favore del governo. Allora, da quel momento comincia rapidissimamente a correre una storia nuova, e cioè l'acquisizione della storia d'Italia da parte del nuovo governo, che sussume tutto quello che era accaduto dal 1848 in poi, si auto elegge a rappresentante del corso risorgimentale, della politica unitaria, da Cavour a Crispi, a, se vogliamo, anche un po' di giolittismo, perché in fondo Giolitti vota a favore, e si arriva quindi a questa situazione nuova di monopolio della storia. Il governo si sbarazza degli antinazionali e si erge per l'appunto a nuovo protagonista della storia. Per farlo occorre un passaggio molto importante, che è la elaborazione del lutto della Grande Guerra. E a questo riguardo il governo si attiva soprattutto attraverso l'opera, che è una continuazione della celebrazione del Milite Ignoto, dell'opera del sottosegretario di Stato Dario Lupi, che detto per inciso era anche massone, il quale è l'ideatore dei viali della rimembranza, che moltiplicano in Italia, in ogni comune, in ogni frazione, eccetera, il ricordo dei caduti della Grande Guerra, i quali vengono ricordati con i cippi, con un viale, quindi ci sarà un'ombra che accoglie e accompagna nella visita alla memoria, perché si tratta di ricordare il sacrificio collettivo degli italiani. Queste sono, quando parliamo di monarchia, cioè di Stato, di monarchia, del re, di rappresentazione dell'unità nazionale, sono fatti importanti di caratteri simbolici, ma molto significativi, perché diventano unificanti, cioè c'è l'obiettivo è quello di far sì che ogni cittadino si riconosca all'interno di una vicenda di carattere nazionale che ha unito gli italiani e che quindi deve proiettare questa unità anche verso il futuro. Era quello che aveva in mente Mussolini nel viaggio, al quale ha già accennato, tra Milano e Roma per ricevere l'incarico formale, quando nella lista dei ministri aveva previsto
anche Luigi Einaudi, l'economista, che viene poi sostituito da Alberto De Stefani, perché Mussolini dichiara al corrispondente della Stampa di Torino, che pubblica un articolo che poi è passato nel dimenticatoio, ma che invece è molto importante e che va ricordato in questa sede, cui dice, bene, Einaudi dice che il governo deve risparmiare, risparmiare, risparmiare. È una dottrina, è un'affermazione teorica, io voglio vederlo all'opera. E poi di fatto non ne chiederà l'investitura. Ma Einaudi non ha mai negato di essere quello che il 28 ottobre aveva pubblicato un articolo sul Corriere della Sera di plauso per il governo che si sarebbe dovuto insediare, in cui aveva scritto che riteneva che i fascisti dovessero avere parte determinante nel nuovo governo. E poi Mussolini aveva anche previsto l'ingresso nella compagine governativa di Gino Baldesi, il quale era sodale di Bruno Buozzi, era un deputato socialista. E poi nel suo intervento alla Camera del 16 di novembre del 1922 Mussolini ripete in controcanto con il rappresentante socialista d'Aragona: io arrivo dal socialismo, io arrivo dal movimento operaio e io ritengo che il governo debba dialogare con la sinistra, e noi non abbiamo nulla nei confronti del movimento operaio, dobbiamo cercare di interpretarne i bisogni. Quindi c'è una mano tesa nei confronti di quella che in quel momento è una opposizione. La elaborazione del lutto, che è un fatto estremamente importante dal punto di vista della prospettiva dell'Italia dell'epoca, si accompagna poi a una svolta importante, che è quella dell'approvazione di una nuova legge elettorale. Come abbiamo ricordato ieri, era in vigore la legge proporzionale, che aveva reso ingovernabile la Camera dei Deputati e impossibile una maggioranza stabile. Allora viene nominata una commissione di 18 componenti di tutti i gruppi parlamentari per elaborare la nuova legge, sulla base della proposta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giacomo Acerbo, per cui passa sotto il nome di legge Acerbo. La commissione che esamina questa legge è presieduta da Giovanni Giolitti. Secondo me bisognerebbe chiamarla quantomeno Giolitti Acerbo, perché è Giolitti il quale insiste, uno, per l'abolizione di quella che lui definisce la maledetta proporzionale, lo scriverà in tante lettere, lo scriverà in dichiarazioni, eccetera, eccetera, e per impedire che il governo rimanga ricattabile da parte di un partito, il quale fuoriesce dal governo, determina la crisi, come era sempre accaduto negli anni precedenti. Ora bisogna dare stabilità all'esecutivo. Per dare stabilità all'esecutivo l'unica via era quella di introdurre un maggioritario molto rafforzato. Che cosa prevede la legge Acerbo? Che il partito che ottenga il 25% più uno dei consensi abbia 2/3 dei seggi. Si potrà dire è un'esagerazione, ma teniamo conto che il 25% era veramente una quota minima. Perché quel 25%? Perché nelle elezioni del 21 il partito che aveva avuto più voti era il Partito Socialista Italiano, che aveva avuto il 24% dei consensi, mentre il Partito Popolare Italiano aveva avuto il 19% dei consensi. Quindi si cerca di tenere conto della realtà dell'afflusso. Ora, la abilità, alcuni dicono perfidia, alcuni dicono genialità, ognuno usi il termine che meglio crede, diciamo solo che il punto nodale è che su impulso di Mussolini viene organizzata una lista nazionale che si presenta alle elezioni del 6 aprile 1924 come sintesi delle diverse anime dei partiti costituzionali. Comprende liberali, popolari, ex riformisti, democratici,
nazionalisti, fascisti, cioè c'è un po' di tutto. In questa lista nazionale sono candidati Vittorio Emanuele Orlando in Sicilia, Enrico De Nicola a Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i vecchi notabili liberali sono lì, insieme con molti popolari. Alla fine, nelle elezioni del 6 di aprile 1924, il Partito Nazionale Fascista, che nel frattempo si era fuso con l'Associazione Nazionale, il Partito Fascista metteva al braccio l'Associazione Nazionale, Federzoni, Rocco metteva la mente, quindi si fondono insieme, ottiene il 66% dei voti validi e quindi ottiene i 2/3 dei seggi ai quali avrebbe avuto diritto anche senza la legge Acerbo, senza quella facilitazione, perché con 2/3 dei consensi aveva diritto ai 2/3 dei deputati. Giolitti si presenta alle elezioni a capo di una sua piccola lista e ottiene 4 deputati. Altri gruppi, Partito Popolare e altri, naturalmente le sinistre divise ma sempre più spacchettate, è già nato anche il Partito Comunista d'Italia nel gennaio del 1921, ottengono alcuni rappresentanti. I comunisti ottengono 16 parlamentari, i repubblicani scendono al minimo storico, eccetera, eccetera. Quello che conta è che ormai sono gli esponenti di questa lista nazionale. Il punto importante da ricordare in sede storiografica e quindi in un incontro come quello che qui stiamo celebrando è che i deputati fascisti che vengono eletti il 6 aprile del 24 sono 227 su 535, cioè sono ancora una minoranza rispetto al numero dei seggi. Molti di quei 227 sono di fresca tessera del partito, sono stati raccolti in buona parte da aree fiancheggiatrici, cioè nel 1924 non esiste una maggioranza alla Camera mussoliniana o fascista. A ben vedere valeva l'ipotesi di Giolitti di fare il ribaltone in aula, facendo leva su la nascita di una maggioranza nuova che desse più forza a un gruppo di carattere, virgolette, centrista, questo mito del centro che era stato determinante nel corso della storia dell'età liberale e che tornerà a essere determinante dopo il 1946, come bene sappiamo, 48, eccetera. Ora, in quel momento si pensava anche, e lo leggiamo dai carteggi tra Giolitti, Albertini e altri, a, badiamo bene, sembra una profezia, bisognerà sostituire Mussolini con un governo con forte rappresentanza militare, perché la rappresentanza militare è l'espressione del re. D'altra parte, chi fa parte del governo Mussolini? Prima abbiamo parlato di rappresentanti del Partito Popolare, democratici, liberali, eccetera. Armando Diaz alla guerra e Paolo, grande ammiraglio, Paolo Taon di Revel alla marina. Sono due uomini del re. Facendo un passo all'indietro, sempre la crisi della notte del 22, secondo una favola, il re avrebbe deciso di nominare Mussolini nel timore che non ci fosse la fedeltà da parte delle forze armate. E viene inventata la frase famosa secondo la quale avrebbe interpellato Armando Diaz telefonicamente domandandogli ma l'esercito è fedele, e sempre secondo questa fiaba Diaz avrebbe risposto sono fedeli ma è meglio non metterlo alla prova. Di questa affermazione non esiste se non una chiacchiera della figlia di Facta, non esiste alcuna documentazione. Diaz era a Firenze,
Il re non si sognava certamente di domandare a Diaz se le forze armate fossero fedeli, lo avevano dimostrato, erano chiarissimamente fedelissime. L'altra fiaba è quella secondo la quale il re sarebbe stato pronto ad abdicare nel timore che arrivasse il duca d'Aosta, e cioè Emanuele Filiberto, cosiddetto duca della Vittoria, eccetera. Questa è un'altra fiaba, cioè non esiste assolutamente la probabilità che ci fosse un doppio colpo di Stato, e cioè che le forze armate non fossero fedeli al sovrano, fossero favorevoli all'insediamento di uno che non era il sovrano e che allora sarebbero divenute fedeli a uno che non si era neanche insediato come re. Queste sono le favole di cui sono pieni i libri di storia sulla base del nulla. La vera verità è che c'è una continuità totale è garantita dalla figura di Vittorio Emanuele III, che quindi comincia a essere messo sotto assedio. Qui, anche per ragioni di tempo, sorvolo rapidissimamente su un passaggio veramente importante della storia d'Italia del 1924-25, che è l'assalto da parte degli squadristi alle logge, la messa fuori scena della massoneria italiana, la legge del 1925 sulla appartenenza dei pubblici impiegati alle associazioni, punto, che determina l'autoscioglimento del Grande Oriente d'Italia e della Serenissima Gran Loggia d'Italia, alla quale appartenevano una quantità di gerarchi fascisti veramente impressionante, poi eventualmente ne parleremo in sede di approfondimenti. Quello che veramente conta è che nel 1925 non c'è una caccia ai massoni, ma c'è una eliminazione della massoneria dallo scenario italiano per una ragione estremamente semplice. Non ci possono essere due detentori della memoria nazionale. La massoneria rivendicava il ruolo di protagonista del Risorgimento e di artefice della unificazione nazionale. Il Partito Nazionale Fascista, cioè fascisti più nazionalisti, affermava la stessa cosa, ma non ci possono essere due che esercitano lo stesso ruolo, e quindi la massoneria si avvia all'autoscioglimento e il Partito Nazionale Fascista, o meglio il governo Mussolini, acquisisce la collaborazione di tutti i massoni disponibili. Vorrei ricordare che la principale figura di artefice dell'economia italiana dagli anni 1929 in poi è Alberto Beneduce, che poi vuol dire presidente dell'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, nonché poi riformatore della Banca d'Italia, un uomo veramente geniale. Ciao, prego, prego. No, prego, prego, accomodati. Sì. Accomodati. Basilio Fimiani ci ha raggiunto. Ora, Beneduce ricoprì 44 cariche in altrettanti grazie consigli di amministrazione a titolo meramente gratuito, ma soprattutto fu il principale collaboratore economico di Mussolini ed era stato grande oratore del Grande Oriente d'Italia. Ma se noi andiamo a vedere tutte le figure apicali delle organizzazioni massoniche che sono presenti nei quadri del governo Mussolini e delle gerarchie fasciste, come ho detto, è un elenco lunghissimo. Quello che qui conta, in sintesi, sottolineare è che questo governo e quello poi, e queste camere, sono quelle che varano, nel senso che approvano, tutte le cosiddette leggi fascistissime, quelle che portano al regime di partito unico e che trova poi la sua sublimazione nel passaggio alla legge elettorale legata al nome di Alfredo Rocco, che è l'altro rappresentante del partito nazionalista entrato nell'ambito del Partito Nazionale Fascista. Che cosa prevede la legge Rocco, che è del maggio
17 maggio 1928, che la futura Camera sarà composta da 400 membri, il cui elenco viene definito, viene determinato dal Gran Consiglio del Fascismo. Notiamo, stiamo attenti alle date, siamo nel maggio del 28. Alla fine del 28 viene approvata la costituzionalizzazione del Gran Consiglio, il quale nel maggio era ancora un organismo privato. È importante tornare sulla legge del Gran Consiglio perché, secondo una leggenda molto diffusa, i poteri del Gran Consiglio comprendevano anche un possibile intervento di questo organo nella successione al trono. Lo trovano scritto in quasi tutte le opere di storia che riguardino gli anni di cui stiamo parlando, compresa quella che io apprezzo moltissimo di Guido Melis su il regime fascista, pubblicata da Il Mulino, che, ripeto, un'opera per tantissimi versi eccezionale, apprezzabilissima, ma a questo riguardo erronea come tutte le altre. Siccome le leggi bisogna leggerle, che cosa dice la legge costitutiva del Gran Consiglio? Che il Gran Consiglio aveva la possibilità di esprimere un parere sulle leggi relative alla successione. Parere, ma la legge non dice se parere fosse vincolante, se fosse obbligato, facoltativo, ma soprattutto se determinasse. Poi comunque era un parere non sulla successione, ma un parere sulle leggi relative alla successione. Ma leggi relative alla successione non vennero mai neppure proposte, perché avrebbero incontrato il no tetragono di Vittorio Emanuele III, perché le leggi sulla successione c'erano, era lo statuto albertino, dal quale abbiamo preso avvio in questo seminario, nel primo incontro. Quindi nel 28 non succede nulla di lesivo nei confronti dello Stato, che è il soggetto di cui stiamo parlando. Cioè, ci fu un, virgolette, vero e proprio colpo di Stato con la costituzionalizzazione del Gran Consiglio? Effettivamente no. Successivamente ci saranno due interventi che possono sembrare più lesivi dell'immagine della monarchia. I fasci littori vengono, no, grazie, i fasci littori vengono accostati allo stemma dello Stato. E questo sembra oggettivamente lesivo nei confronti dell'immagine dello Stato medesimo, perché lo stemma dello Stato è identificativo. Ma tutte le proposte avanzate ripetutamente da Mussolini di introdurre i fasci littori nel tricolore, cioè nella bandiera dello Stato, vengono respinti prima ancora di poter essere presentati formalmente in Consiglio dei Ministri e poi quindi alle Camere. Il Benito Mussolini disse al re che affiancare i fasci littori allo scudo sabaudo nella bandiera avrebbe, virgolette, ringiovanito lo Stato. Rispose invece Vittorio Emanuele III che in realtà lo avrebbero invecchiato, perché lo Stato era quello nato nel 48 con il tricolore, che Carlo Alberto sostituisce alla azzurra coccarda sabauda, e da quel momento è la bandiera che accompagna le imprese del Risorgimento, e dal 1861 è il tricolore dell'esercito italiano, che poi diventa Regio Esercito,
inizialmente era esercito italiano, poi regio esercito, e che è poi quello che dal 1928-29 e seguenti rimane immutato nel tempo. Quindi il tentativo di manipolare anche il tricolore in realtà fallisce. Però indubbiamente il partito unico ha invece la strada in pianura su altri piani. Il concordato con la Santa Sede, che abbiamo già detto è importante perché da una parte comporta il riconoscimento della città, dello Stato del Vaticano da parte del Regno d'Italia, ma dall'altra parte comporta il riconoscimento del Regno d'Italia che cessa di essere scomunicato e diventa uno Stato di pari grado rispetto a tutti gli altri esistenti. Al di là di quello e del successo elettorale del Partito Nazionale Fascista nelle elezioni che seguono immediatamente il concordato è dell'11 febbraio, le elezioni sono del 24 marzo del 1929 e registrano un consenso plebiscitario a favore del governo, e ci sarà la introduzione dell'obbligo dei pubblici dipendenti di giurare fedeltà non solo al re e ai suoi legittimi discendenti, ma anche al regime fascista. E questa è una oggettiva lesione del primato della corona, del primato del sovrano, perché i pubblici dipendenti, che poi diventeranno anche gli insegnanti degli istituti superiori e delle università, ecco, si trovano dinanzi a una scelta importante, una scelta di coscienza, cioè chi ritiene di dovere fedeltà solo al sovrano non deve giurare fedeltà a nient'altro, perché un partito è l'espressione di un governo, non è l'espressione dello Stato. E infatti tutti i tentativi compiuti da Mussolini di introdurre il giuramento di fedeltà anche nelle forze armate vengono respinti. Le forze armate non hanno mai l'obbligo di giurare fedeltà se non al re. E questo è uno snodo importante che ci aiuta a capire la continuità dello Stato e quindi della corona, della monarchia, di quello che pro tempore incarna la monarchia, e cioè del sovrano. Saltiamo per ragioni evidenti di tempo fino al 1935, quando all'indomani di quella che è la risposta dell'Italia alla grande depressione economica che investe gli Stati Uniti, che parte dall'Europa, investe l'economia americana e ritorna in Europa con conseguenze catastrofiche in molti paesi, la risposta dell'Italia è meno grave anche per una ragione elementare, perché l'Italia era un paese meno industrializzato rispetto, non parliamo degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, ma anche rispetto alla Germania, alla Francia, eccetera. Quindi è un paese che aveva una riserva di autonomia economica per la prevalenza ancora dell'agricoltura, delle manifatture rispetto alla produzione industriale e rispetto anche al potere finanziario delle banche e dei capitali internazionali. Di qui una risposta relativamente tranquilla dell'Italia alla Grande Depressione. 1935 Mussolini avvia la impresa che va sotto il nome di impresa d'Etiopia, cioè la conquista della guerra, riprende la politica di Crispi, la guerra per la conquista dell'Etiopia, che lede i rapporti dell'Italia con la Società delle Nazioni, la quale Società delle Nazioni delibera le sanzioni economiche nei confronti dell'Italia, che a ben vedere sono un grande, virgolette, regalo di immagine al governo Mussolini, perché Mussolini risponde a questa decisione della Società delle Nazioni con la lapide celeberrima che deplora
l'assedio delle nazioni nei confronti dell'Italia che vuole il suo spazio nella comunità internazionale e nella vita economica. Questa lapide in marmo di Carrara, marmo bianca, ha i fasci ai lati e quindi è una risposta dell'Italia con gli emblemi non solo del governo ma anche del partito che lo sorregge. Queste lapidi vengono murate in tutti i quasi 8.000 comuni d'Italia, misteriosamente ne sono sopravvissute pochissime, chissà quale fine hanno fatto queste celeberrime lapidi. Certamente chi ne beneficiò fu Renato Ricci, che aveva il controllo delle cave dalle quali venne estratto il celeberrimo marmo di Carrara che inondò l'Italia. Quello che è significativo è che la risposta a questa pronuncia della Società delle Nazioni fu l'appello della consegna dell'oro alla patria, che coinvolse tutti. Anche Benedetto Croce portò la sua medaglia di senatore per concorrere alla raccolta dell'oro alla patria, che venne presieduta all'altare della patria dalla regina Elena. Quindi c'è una convergenza. Si poteva la monarchia sottrarre a un appello di concentrare le forze a sostegno dell'Italia? Evidentemente no. E quindi si comprende la debolezza della politica internazionale e la abilità della risposta del governo in carica, che andrà avanti nell'anno successivo con le due iniziative bene note, che sono anzitutto l'intervento del corpo volontari, corpo truppe volontarie italiane in Spagna a sostegno dell'alzamento, il pronunciamento di Francisco Franco, e in parallelo, oltre a questa impresa militare, c'è quella del Santa Sede. Bisogna leggere le colonne dell'Osservatore Romano e le colonne di Civiltà Cattolica per comprendere la vastità e l'intensità, e per certi aspetti anche una certa brutalità dei toni, del sostegno che la Santa Sede e i suoi organi principali dettero all'intervento, prima al pronunciamento dei generali, quattro generali spagnoli contro il governo repubblicano, e poi a sostegno del corpo truppe volontari che va in Spagna dopo l'impresa d'Etiopia, dando tra l'altro prova, e abbiamo poderosi volumi documentari a questo riguardo, di una efficienza tecnica oggettivamente significativa. Ministro della guerra era stato per 4 anni il generale Pietro Gazzera, che era stato prima 4 anni come sottosegretario alla guerra, poi 4 anni come ministro, e che aveva come interlocutore il presidente del Consiglio, che chiedeva certe cose, ormai si denominava capo del governo, che come capo del governo poneva certe esigenze e poi come ministro della guerra le cancellava, perché era contemporaneamente presidente del Consiglio e ministro della guerra, con una mano faceva e con l'altra mano cancellava. Per esempio venne introdotto, come tutti quanti bene ricordano, gli esercizi paramilitari obbligatori nelle scuole, compreso anche, riprendendo la tradizione garibaldina, le esercitazioni militari dei giovani dei licei, che dovevano quindi anche provare, esercitarsi a sparare. E se non che poi, siccome, come già era accaduto con i governi della destra e della sinistra storica, mancavano i soldi per fornire i fucili veri, per fornire i proiettili, e le scuole non potevano acquistarle, così anche durante i governi di cui stiamo parlando, dai tempi di Gazzera, alla fine ci si accontentava di far andare su e giù questi scolari con dei fucili di legno, e alla fine si
ritenne che fosse indecoroso, perché sembrava che andassero a portare dei ceri, perché un fucile di legno non è particolarmente, diciamo così, significativo dal punto di vista dell'allenamento alla guerra. E difatti poi venne abolita questa pratica che era assolutamente poco convincente. Ci avviamo alla fase decisiva e agonica del periodo che era oggetto, che è oggetto di questo terzo incontro, il 1938, che è un anno di svolta nella storia d'Italia. Primo, il 1938 si apre con l'approvazione del primo maresciallato dell'impero. È un colpo di mano che viene perpetrato alla Camera dei Deputati con la presidenza di Costanzo Ciano, che delibera il conferimento a Mussolini e al re del grado di primo maresciallo dell'impero. Finita la seduta, i deputati lasciano la Camera, si recano nel Senato, irrompono nell'aula e, schiamazzando, chiedono che i senatori facciano altrettanto. E il Senato, che era presieduto da Federzoni, approva a sua volta questa legge, che agli occhi di Vittorio Emanuele III era una profanazione della corona, perché il re non aveva assolutamente bisogno del grado di primo maresciallo dell'impero, dal momento che per statuto aveva il comando delle forze di terra e di mare. Ma per firmare, quando viene approvata la legge, il fatto che fosse stata approvata non voleva dire che potesse essere pubblicata. Il sovrano consulta il principe dei costituzionalisti, il quale dice che dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista statutario, la legge era accettabile. E amaramente Vittorio Emanuele III concluse, e lo disse, viene ricordato, che i costituzionalisti sono sempre pronti ad approvare qualsiasi enormità, e quindi si acconciò a varare la legge e a firmarla. Questa fu una prova, diciamo, prova generale della violazione del sistema, che in realtà rimane pressoché identico e rimane nella sua sostanza identico, però comincia a manifestarsi quella offensiva dell'ala repubblicana del Partito Nazionale Fascista, che era rimasta dormiente dal 20 settembre 1922, quando nel discorso di Udine Mussolini aveva detto che il Partito Nazionale Fascista non poneva più la questione istituzionale, e cioè non poneva più la questione di sostituire la monarchia con una repubblica. Dice: noi ci teniamo la monarchia finché riteniamo che sia conveniente per noi. E quindi c'è una tregua d'armi, non c'è un riconoscimento della monarchia. Infatti, quando interviene al Senato, alla fine di novembre, dice: io qui ricordo il precedente di Mazzini, che decise di collaborare con Vittorio Emanuele II per l'unità d'Italia, e potendo scegliere tra i rappresentanti del Risorgimento andò a scegliere proprio quello che in realtà poi fu comunque convintamente anti-Sabaudo fino al giorno della morte, e cioè appunto Giuseppe Mazzini. Quindi è una profezia di quello che sarà il Mussolini degli anni seguenti. Ma che cosa suggestiona Mussolini? E soprattutto il viaggio in Italia di Adolf Hitler, che nel maggio del 1938 è a Firenze, poi a Roma, e che dice ripetutamente a Mussolini: ma cosa continuate a farvi della monarchia? Chi ha in mano l'Italia è il Partito Nazionale Fascista, è il regime, è il duce del fascismo,
E del resto Mussolini ritiene che, come in Germania ci sia un partito unico che ha un Führer che è al tempo stesso cancelliere dell'impero, della Germania, che quindi ha la somma dei poteri, così anche in Italia la monarchia sia ormai un orpello del passato. E lo dice ripetutamente, lo dice a Galeazzo Ciano, che si compiace di queste dichiarazioni e le annota tutte nel suo diario. C'è quindi ormai, viene meno quella tregua del settembre 1922 e l'ala repubblicana del Partito Sociale Fascista torna ad avere un primato significativo, una mobilitazione continua che si esprime attraverso tutta una serie di iniziative, soprattutto attraverso riviste giovanili del Partito Nazionale Fascista, attraverso messaggi che vengono fatti filtrare da antichi esponenti del movimentismo fascista, penso a Farinacci, ecco, e ad altri molti. E poi l'anno dopo la conferenza di Monaco di fine settembre del 1938 si chiude per l'Italia drammaticamente con il varo delle leggi razziali, delle leggi antiebraiche, che cominciano a essere enunciate nel settembre del 1938 e vengono deliberate dalle due Camere, a differenza di quanto è stato ricordato anche dai giornali, televisione, eccetera, eccetera, nel dicembre del 1938, quando la Camera dei Deputati e il Senato del Regno approvano queste leggi. Alla Camera dei Deputati si verifica un voto di questa natura, su 400 presenti sono, correggo, su 400 membri sono presenti 360, 40 sono assenti, di quelli, degli assenti, la maggior parte erano assenti giustificati per motivi di missione, di salute, eccetera, eccetera. Assente non giustificato era risultò Italo Balbo, il quale era totalmente contrario alle leggi razziali e, come dichiarò allora Mussolini, era il porco democratico che era oratore nella loggia Gerolamo Savonarola di Ferrara, chiuse virgolette, e cioè in realtà era uno che non aveva mai creduto nell'antisemitismo, nella guerra contro gli ebrei, eccetera, eccetera, e che si teneva di riserva, prego, per quando sarebbe arrivato il momento, se non ci fosse stato quel colpo ben noto che abbatté il suo aereo a Tobruk, la storia dal 1940 sarebbe stata evidentemente diversa. Il Senato si trovò a sua volta ad approvare le leggi razziali. Su 400 componenti del Senato erano presenti in 156, ci furono 10 voti bianchi. Intanto votò una minoranza. Sarebbe bastata la richiesta della verifica del numero legale per bloccare la seduta e impedire l'approvazione della legge. Ma nessuno alzò la mano, non ci fu nessun intervento. Tra i 10 probabili voti contrari alla legge ci furono quelli, si ritiene, di Luigi Einaudi, di Luigi Albertini, del vecchio Guglielmo Imperiali, che era ex ambasciatore a Londra, e una serie di militari che avevano sempre avuto al proprio fianco durante le guerre, la guerra di Libia, la Grande Guerra, la guerra d'Etiopia, hanno avuto dei ufficiali anche pluridecorati ebrei e quindi ritenevano che dal 1848 gli ebrei facessero parte a pieno titolo degli italiani, dello Stato d'Italia, e quindi votarono. Però le leggi passano con tutte le conseguenze del caso, sulle quali qui non vi è motivo di soffermarci, possiamo farlo in sede di confronto. È inutile soffermarci adesso sull'ingresso in guerra del giugno del 1940, quando l'Italia inizia quello che si chiama una guerra parallela. L'Italia entra in guerra il 10 giugno 1940, quando ormai
la Francia sta collassando e compie un favore di gran lunga superiore rispetto a quello della dichiarazione diciamo di neutralità del 1900, della posizione più che dichiarazione di neutralità del 1915, perché entrando in guerra dà il motivo al governo Vichy, al governo dello Stato francese, di chiedere l'armistizio e quindi di impedire ai tedeschi di arrivare a Marsiglia, di arrivare sul Mediterraneo. Per capire l'importanza di questa scelta occorre fare un passo all'indietro. Dal marzo 1938 l'Italia confinava direttamente con la Germania, perché nel marzo 1938, con un voto plebiscitico e entusiasta, l'Austria aveva chiesto la annessione alla Germania, e confinare direttamente con la Germania aveva cambiato completamente lo scenario dell'organizzazione difensiva dell'Italia. Cioè l'Italia si trovava ad avere un potenziale nemico, il nemico storico dell'Italia era la Germania, era l'Austria, quindi l'Austria sommata alla Germania. Gli austriaci erano più nazisti dei tedeschi, gli austriaci erano più conservatori, più razzisti dei tedeschi, bisogna ricordarlo bene questo, per avere, adesso non voglio mancare, ecco, che non è, quindi non si può parlare di austriaci, la maggior parte di, ecco, intendiamoci bene, non ci sono mai la totalità, ma la maggior parte era così. E in concreto l'intervento dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, a ben vedere, è più il fastidio che reca alla Germania che l'apprezzamento che riscuote. Questo fa parte dell'essere nella storia, e quindi Vittorio Emanuele III, che ha cercato di avere degli interlocutori, ma tutti i politici si sono defilati, come già nel 27 di ottobre 1922, a un certo momento deciderà di fare da sé, e lo deciderà da re isolato. Vittorio Emanuele III provò anche a consultare Galeazzo Ciano, che dopo la morte di suo padre Costanzo riteneva che potesse essere un interlocutore sufficientemente attendibile e aperto a una collaborazione. Il duca Pietro d'Acquarone, ministro del Real Casa del sovrano, contatta Ciano, ma lo trova assolutamente titubante, cioè Ciano ritiene che il duce ha sempre ragione. No. Aveva sposato la figlia e si riconosceva a ben vedere nell'ambito del regime. A un certo momento, come è noto, Mussolini gli revoca la carica di primo ministro e lui dice Deus dedit, Deus absturit, quindi tutto quello che fa il capo del governo, nonché suo suocero, va bene. A quel punto Vittorio Emanuele III non ha altra scelta se non valersi dei militari, cioè della struttura che era sempre stata fedelissima alla corona. Occorre fare due cose. L'Italia sta perdendo la guerra, siamo nel giugno-luglio del 1943, gli anglo-americani sono sbarcati in Sicilia, si preparano al balzo in Calabria, bisogna dare dell'Italia un'immagine diversa verso l'estero. Che cosa vogliono gli anglo-americani? Vogliono che l'Italia cambi la sua immagine, e se non la sostanza non si può cambiare in una settimana, ma si può cambiare l'immagine. In che modo? Mettendo fine al regime di partito unico. Di qui la organizzazione dell'arresto di Mussolini, che è programmato per il 26 luglio del 1943 e che deve essere effettuato dall'arma dei carabinieri e con la regia, orchestrazione da parte di uomini fidati del re come il generale Giuseppe Castellano e altri.
se non che il Gran Consiglio del Fascismo, che si raduna il 24, la mattina del 20, la notte del 25 di luglio, approva quel famoso ordine del giorno al quale viene attribuito un valore che non aveva affatto. Che cosa decide il Gran Consiglio del Fascismo? Approva un ordine del giorno nel quale si chiede al re di esercitare i poteri statutari, in concreto di assumere il comando delle forze armate. Ma il re non ha mai avuto il comando delle forze armate dal 1848 in poi. Nella prima guerra di indipendenza il comando viene affidato al generale Bava, poi a altri generali, il generale Chiodo e alla fine al generale Polacco, che perde la battaglia di Novara. Non è Carlo Alberto che perde la battaglia di Novara, è il comandante dell'armata sarda, e cioè il generale Polacco. E nel 1943 che cosa chiede il Gran Consiglio? Semplicemente una modifica della figura apicale della conduzione della guerra. Per il resto non mette in discussione né se stesso, né Mussolini come capo del governo, né le istituzioni del partito unico. Invece il giorno stesso, 25 di luglio, Vittorio Emanuele III anticipa il fermo di Mussolini nel colloquio che Mussolini stesso sollecita per le 5 pomeridiane di quel giorno. Lo fa fermare, non arrestare, sono due cose molto diverse. L'arresto prevede un'imputazione di reato, il fermo invece è un fermo, e gli comunica che il nuovo capo dello Stato è il maresciallo Pietro Badoglio, figura di garante delle forze armate. La risposta di Mussolini sarà che invia un biglietto a Badoglio dichiarandosi a disposizione del nuovo governo, perché lui è sempre stato fedele alla monarchia. Quindi ritira la propria posizione criptorepubblicana e si dichiara disponibile alla collaborazione col governo del re, il quale non ha alcun bisogno di lui, perché sono stati preparati una quantità di regi decreti che vengono emanati il 27 di luglio, quindi con una rapidità estrema, e verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 2 di agosto, decreti che prevedono uno, lo scioglimento del Gran Consiglio del Fascismo, due, la soppressione, si usa il termine soppresso, del Partito Nazionale Fascista, di tutte le organizzazioni che sono in capo alla macchina del Partito Nazionale Fascista, e si impongono le stellette al posto dei fasci littori alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che si dichiara a disposizione del governo Badoglio. Ci sono tante dimostrazioni di esultanza nelle strade italiane, nessuna manifestazione di richiesta di ritorno di Mussolini al governo. Mai dimenticare che il Partito Nazionale Fascista non ha avuto mai tanti iscritti come tra il 1942 e il 1943, oltre 4 milioni. Vale a dire che l'iscrizione a un partito non significa proprio niente, non garantisce proprio niente, perché poi al momento buono l'iscritto si squaglia e la storia va avanti per conto suo. Ora, è quello che Vittorio Emanuele III sapeva bene attraverso i servizi di informazione, che non erano tanto quelli dell'Ovra, che non erano tanto quelli del Ministero dell'Interno, ma diciamolo sommessamente, erano le informazioni dell'Arma dei Carabinieri, che era presente su tutto il territorio e aveva il polso della situazione, come risulta da una quantità immensa di documenti che sono conservati all'Archivio Centrale dello Stato e in tutte le varie sezioni locali degli archivi di Stato, in attesa che qualcuno si prenda il disturbo di andarli a consultare. Io qui un florilegio di citazioni da documenti, ma per adesso li lasciamo lì dove sono. In concreto, dopo aver dato agli angloamericani, che lo aspettavano, questa immagine nuova di un'Italia, virgolette, defascistizzata, l'altro problema che si pone con urgenza da parte del sovrano è uscire dalla guerra.
Il re non aveva le idee chiarissime a questo riguardo, perché non era ancora chiara, non era risaputa la condizione che era stata stabilita nella conferenza di Casablanca, dove su pressione di Stalin era stato deciso che ai paesi vinti sarebbe stata imposta la resa incondizionata, mentre l'Italia riteneva di poter trattare un armistizio. L'armistizio è una trattativa tra pari, la resa senza condizioni è un diktat che il vincitore impone al vinto. Ed è quello che succede quando il generale Castellano, attraverso una vicenda complicatissima che ometto per ragioni di tempo, si reca via Madrid a Lisbona e riesce finalmente a contattare il comando alleato che gli consegna il testo dell'armistizio. Il testo dell'armistizio era stato preceduto dalla dichiarazione di Quebec del 18 agosto 1943, che è molto importante, perché la dichiarazione di Quebec afferma che gli anglo-americani terranno conto dell'opera che il governo, attenti, qui bisogna, tenendo conto del titolo dei nostri incontri, il governo e il popolo italiano faranno a favore degli anglo-americani nella lotta contro i tedeschi. Il fascismo già è fuori, allora si tratta di combattere i tedeschi. Allora, quello che farà il governo e il popolo italiano consentirà di attenuare le misure punitive previste dalla resa senza condizioni. Gli anglo-americani introducono un soggetto nuovo nella storia d'Italia, quel lato corto di cui abbiamo parlato nei giorni precedenti. C'è il governo, ma c'è anche il popolo italiano. Ma chi era il popolo italiano? A margine della consegna del testo dell'armistizio cosiddetto breve al generale Castellano, si svolge una ampia discussione nella quale il generale Alexander, Harold Alexander, che era maresciallo inglese, vaneggia su quello che avrebbe potuto fare l'Italia. I contadini armati avrebbero fatto la guerriglia a fianco degli anglo-americani, eccetera, eccetera. Contadini armati da chi? L'esercito teneva le armi per sé, perché se uno comincia a consegnare le armi agli altri non sa che uso possano farne, perché potrebbero farne un uso contro il governo. Gli altri chi sono poi? Sono rappresentanti di fiancheggiatori o di potenziali nemici? Scenario quindi estremamente complesso e delicato. Non solo, ma Alexander parla addirittura di iniziative dei sindacati operai. Gli unici sindacati esistenti in Italia erano quelli fascisti, non c'era altro. I partiti nell'estate del 1943 erano oggettivamente inesistenti, come hanno spiegato Ernesto Ragionieri, Carlo Pinzani, tutti gli storici che hanno dedicato volumi e volumi, collane di volumi al partito, all'alba del Partito Comunista Italiano e così via. Anche il Partito Comunista Italiano era in quel momento ancora assolutamente marginale nel quadro generale. Allora, chi può essere l'interprete del popolo italiano? A metà dell'estate del 1943 si raduna una specie di comitato interpartitico che rappresenta liberali, democratici del lavoro, Partito Popolare Italiano, tre partiti, i quali su richiesta, proposta di De Gasperi, decidono che i partiti antifascisti devono non farsi carico della resa dell'Italia, perché quella è la partita passiva verso la quale l'Italia sta andando, e il passivo della guerra deve essere scaricato tutto sulla monarchia, tutto sulla figura di Vittorio Emanuele III. I partiti si devono tenere le mani libere. Quindi quella visione anglo-americani, governo e popolo, salta, perché successivamente,
quando da quella prima riunione si passa alla formazione del Comitato di Liberazione Nazionale, che diventa il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, perché nel frattempo si formano quelli dell'Alta Italia, del Piemonte, del Veneto, eccetera, eccetera, la decisione che viene assunta con la presidenza di Bonomi da parte di questo comitato è di zero collaborazioni col governo del re. Noi non collaboreremo mai con il governo Badoglio, siamo realtà separate. E quindi ecco che il re e il governo Badoglio si trovano a operare in una situazione di totale emergenza. Il sovrano, come è noto, il 9 di settembre lascia Roma e si trasferisce insieme con il presidente, il capo del governo e alcuni ministri, i comandanti militari nelle Puglie, per intraprendere un cammino di riorganizzazione dell'Italia. Ma nel frattempo la cosa fondamentale è questa, che con la firma a Cassibile dell'armistizio viene riconosciuta l'esistenza e la continuità dello Stato italiano. Quindi lo Stato italiano ha perso militarmente la guerra, ma come Stato esiste. Non viene sottoposto alla condizione che era stata prospettata dal Ministero degli Esteri inglese di dividere l'Italia in quattro giurisdizioni: i francesi fino a Milano, gli jugoslavi fino a Milano, le Puglie e le regioni costiere dell'Adriatico alla Grecia, all'Inghilterra, alla Calabria e il resto della costa, la Sicilia indipendente e Roma sotto la presidenza del Papa, che avrebbe significato la finis Italiae e quella condizione che viene poi imposta alla Germania, che diventa poi teatro di occupazione militare divisa in quattro grandi, e Berlino a sua volta in tanti settori, quindi una condizione che per sua fortuna, grazie all'iniziativa di Vittorio Emanuele III, l'Italia riesce a evitare. Le condizioni in cui nasce il governo Badoglio sono bene descritte da carte del Ministero della Presidenza del Consiglio, quando chiede la disponibilità di 10.000 lire per comprare risme di carta, inchiostro per i timbri, 1.000 buste per poter spedire le lettere. E bisogna risalire la china in una situazione di totale isolamento che fa piacere ai componenti del CLN, ma fa piacere anche agli angloamericani, i quali hanno consegnato a Castellano il cosiddetto armistizio corto, ma hanno consegnato anche al generale Zanussi il cosiddetto armistizio lungo, che esplicita le condizioni del cosiddetto armistizio corto, e cioè che in Italia verrà imposto un governo militare alleato nelle zone che via via vengono liberate. Ecco perché è fondamentale il trasferimento del re nelle Puglie, che era libero tedeschi, libero poi diciamo come, grazie a che cosa, e non occupato dagli angloamericani. È libero perché lì gli italiani combattono dall'8 settembre contro i tedeschi. Il porto di Bari viene liberato da un corpo militare guidato dal generale Nicola Bellomo, che si comporta eroicamente, due volte ferito, continua a guidare i combattenti contro i tedeschi. Altri combattimenti si verificano a Roma, come ben noto, dalla sera dell'8 settembre lungo il 9 e il 10 di settembre, per la difesa della città dall'irruzione dei tedeschi, fino a quella che sarà poi la resa, che poi comporterà che Roma sia nominalmente una città, molto nominalmente città libera. E combattimenti analoghi si verificano in tante parti d'Italia. È tutta una storia questa dell'azione dei militari all'indomani dell'8 settembre, che è, benché raccontata più volte, merita di essere meglio conosciuta, perché sta a attestare la continuità dello Stato. E la conclusione, ecco, ho dimenticato di dire che Nicola Bellomo verrà poi arrestato dagli inglesi perché denunciato
per un'azione di repressione di prigionieri inglesi che erano scappati dal campo di concentramento, verrà condannato a morte e la sentenza verrà eseguita nel settembre del 1945, a guerra finita. È un caso pressoché unico di un processo extraterritoriale a carico di un generale che si era condotto valorosissimamente nell'azione contro i tedeschi. È una delle tante pagine meritevoli di essere rievocate. La conclusione qual è? Che è vero che il CLN non collabora con la monarchia. Il re, dopo aver portato a casa la continuità dello Stato, è sempre più isolato, come era stato nel 22, come era stato nel 28 e negli anni successivi che abbiamo rapidamente percorso. Qual è la conclusione? È che gli anglo-americani sono ben decisi, ben determinati a chiederne la esclusione dall'esercizio dei poteri della corona. E nell'aprile del 1944 il re è messo alle strette e annuncia che trasferirà tutte le prerogative del governo della corona, nessuna esclusa, al principe ereditario quale luogotenente del re, al momento della liberazione di Roma. Questa era la condizione. E del resto gli anglo-americani avevano nel settembre-ottobre del 1943 lasciato intendere che sarebbero arrivati a Roma entro novembre al più tardi sullo slancio dello sbarco a Salerno e in Calabria. In realtà, come sappiamo, si impantaneranno grazie alla tenace combattività di Kesselring e delle armate germaniche che difendono con le unghie e coi denti quei territori, perché così rallentano l'avanzata degli anglo-americani, con grande soddisfazione dei medesimi, perché agli anglo-americani importava primariamente che rimanessero il maggior numero di divisioni tedesche in Italia, perché prima dello sbarco in Sicilia avevano già iniziato a programmare lo sbarco in Normandia. E più tedeschi c'erano in Italia, meno ne avrebbero avuti sul fronte francese, che poi sarebbe diventato il fronte di attacco contro il territorio germanico. Perché la guerra la si fa guardando lontano. E del resto agli anglo-americani ormai, ma soprattutto agli americani, perché sono due posizioni militarmente, strategicamente separate e diverse, e per certi versi persino opposte, ormai il teatro del Mediterraneo interessava pochissimo. Che cosa era il Mediterraneo? Ormai era un lago perfettamente controllato. La guerra più importante per gli Stati Uniti d'America era il fronte del Pacifico, perché era la guerra contro la potenza con la quale ormai da mezzo secolo facevano i conti, e cioè il Giappone. E poi per gli inglesi voleva anche dire cercare di precorrere i tempi, anticipare i tempi delle guerre di liberazione nazionale che su impulso di Stalin e su impulso poi anche del Partito Comunista Cinese si stavano iniziando in Indocina, in India, eccetera, eccetera. Cioè, quindi c'è un movimento accelerato a livello planetario di cui la storiografia italiana, quando si occupa delle vicende del 1943-44, non tiene quasi nessun conto, quasi che tutto debba essere concentrato sui casi italiani, mentre la questione era tragicamente molto diversa. In sintesi, che cosa contengono l'armistizio breve e lungo del 1943? Le condizioni del trattato di pace del 10 febbraio del 1947, che prevede una rettifica piccola del fronte del confine franco-italiano a occidente e tragicamente una grave amputazione del confine orientale
che ormai era completamente compromesso e tale rimarrà fino al Trattato di Osimo che ratifica la perdita di quelle terre che erano state conquistate, liberate con la guerra del 1914-1918 e alle quali l'Italia ormai doveva assolutamente rinunciare. Anche perché ormai si erano insediati dei governi, per certi aspetti animosamente, per non dire ferocemente, anti-italiani, come il governo De Gaulle in Francia. De Gaulle si insedia dicendo che vuole il controllo di tutti i valichi alpini e vuole il controllo della valle, vuole il possesso della Valle d'Aosta e del Piemonte, delle valli del Piemonte. L'affermazione che fa è da lì, da quei valichi sono passati e quei valichi devono essere francesi. E accadono dei fatti abbastanza curiosi e significativi con i quali concludo. In Valle d'Aosta formazioni partigiane chiedono a quelle della RSI di combattere al loro fianco contro i tentativi di occupazione francese. Ed è esattamente quello che accade. Cioè in pochi giorni, nel volgere di pochi giorni, si trattava di difendere il territorio da quella che sarebbe poi diventata diversamente una occupazione definitiva, perché come aveva spiegato bene Stalin a Gilas, l'ordinamento economico-sociale delle diverse aree d'Europa sarebbe coinciso con il punto di arrivo delle forze armate. E in effetti fino al 1989 poi l'assetto postbellico rimane quello che viene definito all'indomani del termine della Seconda Guerra Mondiale, che per quanto riguarda l'Italia si conclude con gli accordi di Caserta e con, che a far data dal 2 maggio del 1945 prevedono la fine delle ostilità con la resa delle divisioni tedesche e italiane agli anglo-americani, non al CLN e meno che meno al governo italiano in quel momento in carica. Cioè chi tratta la resa, i tedeschi si arrendono agli anglo-americani, non all'Italia. Quindi ecco la conclusione poi quella, cioè che di fatto poi quando si andrà alla firma del trattato, alla sottoscrivere la consegna del trattato di pace, l'Italia si troverà sola davanti a 18 potenze vincitrici. Noi forse non sappiamo bene di avere 18 stati che ci avrebbero presentato il conto e l'ambasciatore d'Italia a Parigi non firmò con la penna che era sul registro già pronta per la firma, ma estrasse la propria stilografica e firmò con quella e impresse sulla ceralacca lo stemma di famiglia che aveva nel suo anello, anche perché eravamo nel 1947 e quindi febbraio, da 7 mesi esisteva la Repubblica, ma la Repubblica non aveva ancora uno stemma, non aveva ancora un suo emblema. Ed ecco allora perché l'ambasciatore mette il suo personale stemma di famiglia sulla ceralacca del trattato di pace. Mi pare una specie di coronamento di tutto il discorso che abbiamo fatto sullo Stato, i suoi rappresentanti, la sua organizzazione e il ruolo che ha esercitato al suo interno l'insieme delle forze armate, e cioè esercito, marina, aviazione e l'arma dei carabinieri e naturalmente guardia di finanza, le forze di pubblica sicurezza, insomma in definitiva quello che era stato antiveduto in accordi tra gli anglo-americani e anche le nascenti autorità del Regno d'Italia quando si trattava di formare delle amministrazioni locali. Bisognava in ogni comune cercare dei cittadini per bene, un sacerdote
che non fosse anti-italiano, il rappresentante dell'arma dei carabinieri e creare delle specie di giunte di governo per amministrare un'Italia che aveva bisogno di tutto, perché era un paese, come è ben noto, alla fame e colpito anche quindi da malattie e da tragedie che fecero parte della storia d'Italia e che purtroppo sono in grandissima misura dimenticate dalla storiografia e quindi ignorate. Ho terminato. Ringraziamo il professore Mola perché è stato difficilissimo recuperare i fili di questo 25enne così particolarmente ricco. Sì. Avremmo naturalmente voluto sentire qualcosa anche sul referendum, su come sia, lo sappiamo, il tempo è veramente tiranno, sì. Però ci basta che lei abbia delineato le caratteristiche di questo scaleno con... Sì. Con gli equilibri difficili fra questi tre lati. C'è. Però una cosa io la volevo chiedere. C'è. Il referendum non ce l'ha fatta. Ma posso accennarne? Vorrei, se lei potesse accennare, cercare di capire quanto è stato contro la monarchia il fatto che la creazione del concetto di patria e l'organizzazione rituale e simbolica del concetto di patria in qualche modo è stato più appannaggio della retorica fascista che non del lavoro della monarchia. Il fascismo ha avuto proprio autostrade su cui costruire la retorica della patria. Mussolini è stato attentissimo a tutto quello che poteva creare e irrobustire questo concetto, laddove invece abbiamo visto che la monarchia ha fatto dei tentativi, ma ha avuto una risposta meno pronta, meno efficace, con una difficoltà in più. Questo quanto ha potuto poi richiedere un conto quando c'è stato il referendum? Lo so che sì. Va un po' oltre. No, non va oltre, va, diciamo, la domanda è estremamente pertinente. Io al referendum ho dedicato 2 volumi, quindi non ne ho parlato, non perché non conosca il tema, nessuno, ma perché proprio era un problema di tempi, certo, a disposizione. Tempi la questione è il fascismo, come abbiamo detto, quando si parla di fascismo, che cosa è il fascismo? Non esiste il fascismo, esiste una molteplicità di virgolette fascismi che si riassumono, convergono in una sommatoria di aspirazioni, tendenze estremamente diversificate che trovano la loro effettiva unitarietà solo nel 1935-36, e prima c'è una larghissima differenziazione. Nel 1924, come ho ricordato prima, quando vince il listone, i deputati iscritti al PNF sono una minoranza, 227. Successivamente, certo, dopo aver cacciato dalla Camera i deputati delle opposizioni che non si presentavano alle sedute perché rischiavano di essere picchiati e quindi vennero dichiarati assenti ingiustificati e dichiarati decaduti. E poi fu facile per il regime, diciamo così, cavalcare l'onda, ma anche perché venne confortato da una serie di errori. Non dimentichiamo i 4 attentati alla vita di Mussolini, 4, ce n'è anche un quinto, ma 4-5 attentati nel giro di 2 anni alla figura del Presidente del Consiglio e capo del governo è un fatto che difficilmente poteva essere sopportato in qualsiasi paese più o meno democratico. Figuriamoci in un paese tentato di cambiare sistema e di darsi una continuità. L'attentato che è decisivo è quello di Anteo Zamboni a Bologna. Zamboni, 15enne, viene linciato, per cui nessuno ha mai saputo esattamente se Zamboni
veramente fosse lui l'attentatore, da chi fosse stato ispirato, eccetera, eccetera. Esistono tante, sembra quasi come l'attentato dell'aprile del 1928 a Vittorio Emanuele III, che rimane un mistero della storia d'Italia. Però l'attentato Zamboni, perché è importantissimo? Perché immediatamente si scatena la richiesta del ripristino della pena di morte. E in effetti poi viene reintrodotta in Italia la pena di morte per quelli che compiono attentati alla persona del re, dei principi del sangue, del papa, dei cardinali, e poi naturalmente si arriva anche al presidente, al capo del governo, il rappresentante dello Stato, eccetera, eccetera. E certo che il re firma una legge di questo genere, anche perché a sua volta sapeva che cos'erano gli attentati. E d'altra parte c'è un'onda generale del paese per cercare di mettere un freno, una parola più definitiva, contro quello che era un, virgolette, terrorismo. Ma vorrei dimenticare, vorrei ricordare, per non dimenticare niente, qual è stato il clima, qui per fortuna ci sono alcuni che condividono gli anni con chi sta parlando, non dimentichiamo che gli anni di cosiddetti di piombo in Italia. A un certo punto Ugo La Malfa, che può essere sospettato di tutto tranne che di non essere un democratico, irruppe alla Camera chiedendo il ripristino della pena di morte, colché tra l'altro si autoescluse dalla ventilata elezione a Presidente della Repubblica, che poi venne eletto Spadolini, sappiamo, Partito Repubblicano. La Malfa era un altro che era capo di un micro partito, quindi andava bene a fare il Presidente della Repubblica perché non aveva alle spalle una forza partitica, ma con quella dichiarazione si mise fuori gioco. Però lui la chiese convintamente. Se questo poteva accadere nella Repubblica Italiana di matura democrazia, ancora di più lo si può capire nel 1926, quando in risposta a questo attentato viene richiesta il ripristino della pena di morte, poi quindi il Tribunale Speciale. E mai dimenticare che l'istituzione del Tribunale Speciale per i delitti contro la sicurezza dello Stato è un omaggio reso alla giustizia ordinaria, perché il regime diffidava della giustizia ordinaria perché la sapeva indipendente. Omaggio quindi alla magistratura. Non dimentichiamo che la magistratura, il giudice ordinario, avviò le inchieste per il rapimento e la morte, l'assassino di morte, l'unica certezza è che è morto, di Matteotti, e arrivò in un attimo a individuare i colpevoli, a istruire il processo, eccetera. La magistratura era indipendente. Il Tribunale Speciale invece non lo era, aveva come presidente un esponente delle gerarchie fasciste, Tringali Casanova, e aveva poi come componenti una serie di figure che non erano appartenenti alla magistratura ordinaria. Quindi ecco, la risposta che bisogna dare al quesito che è stato posto è quello. Poi c'è l'altra risposta più ampia. Certo, il fascismo sfrutta un'onda lunga di organizzazione della memoria e si autoproclama il continuatore e l'approdo di tutti gli sforzi compiuti dall'Italia per arrivare a essere uno Stato. Non dimentichiamo, forse l'avevo già detto nel primo incontro, che l'Italia è lo Stato più giovane esistente tra quelli in Europa. La Spagna esisteva da tanti secoli, la Francia invece pure, la Gran Bretagna anche, il Belgio e i Paesi Bassi esistevano, la Grecia esisteva. L'Italia nasce per sommatoria solo nel 1861, ma diventa lo Stato che fa coincidere i confini geografici con quelli politici solo nel 1918. Anzi, se vogliamo dirla tutta, si arriverà solo nel 1924 a completare questo disegno con la annessione di Fiume,
1924, come dire ieri. Quindi il processo di unificazione dell'Italia è un processo lento, lunghissimo e che continua a raccogliere consensi attorno al governo che rappresenta questa volizione generale. I governi precedenti il 22 di ottobre, perché non convincono né il re né tanta parte dei corpi fondamentali dello Stato, perché si presentano estremamente fragili sul problema della politica estera. Non dimentichiamo che Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino vanno a rappresentare l'Italia alla conferenza al congresso di pace di Parigi nel 1919 e si comportano da sprovveduti. Orlando non faceva che piangere. A un certo punto Clemenceau, che aveva dei problemi di prostata, disse: io vorrei poter fare altrettanto, ma di un certo tipo diverso, come Orlando piange. Ecco, cioè, quindi fa un paragone totalmente irriverente nei confronti del Presidente del Consiglio, che racconta anche Sonnino nel suo carteggio e ricorda Silvio Crespi e altri, Aldrovandi, Marescotti, nei ricordi della delegazione italiana a Parigi. Veramente Orlando era sempre seduto sul bordo del letto con le mani in fronte a piangere, ma non è così che si affronta la politica estera. E neanche Sonnino era più all'altezza. Ed infatti nel 1919 i delegati italiani a Parigi vengono sconfessati dalla Camera dei Deputati e il governo Orlando cade, ma cade proprio per la sua inettitudine. Non dimentichiamo che il trattato di pace viene firmato il 28 di giugno, che è una data fatidica perché è l'anniversario dell'attentato di Sarajevo, e scegliendo quella data i francesi hanno messo in evidenza chi era l'autore dell'attentato, che era la mano nera dei serbi, che era eterodiretta dalla Francia, e cioè in realtà era la Francia che stava compiendo l'operazione della repubblicanizzazione dell'Europa, ma non per esportare gli ideali dell'illuminismo, non per esportare i principi della democrazia così cari a questo palazzo, a questa sede, ma per affermare un imperialismo francese in competizione con quello inglese. Quindi lì c'erano degli interessi statuali ben precisi. Ora la delegazione italiana è costretta a rientrare in Italia e a dimettersi, anche perché gli italiani non hanno capito quasi niente, si può anche togliere il quasi, dello scenario che era stato prospettato dalla dichiarazione dei 14 punti di Wilson, il quale aveva proposto la Lega delle Nazioni. Ora, agli italiani questa idea della Lega delle Nazioni apparentemente piaceva, ma poi di fatto non la apprezzavano per niente, perché avrebbe ridotto le rivendicazioni italiane. E questo è il punto debole della politica estera. Noi osanniamo Wilson, lo facciamo quando viene in Italia, le piazze si riempiono di elogi nei suoi confronti, eccetera. Salvo che poi a un certo momento Wilson dice al governo italiano: beh, adesso insomma, o accettate le conclusioni del congresso di pace oppure non contate. E allora la delegazione italiana lascia Parigi, torna in Italia, e che cosa succede? Che il congresso di pace va avanti e approvano senza la presenza italiana. Per cui poi di corsa la delegazione torna a Parigi e alla fine si rassegneranno ad accettare quello che è già stato deciso dagli altri. Infine, a governo caduto, a governo dimissionario, andranno a firmare il trattato di pace Orlando e Sonnino, che non sono più niente.
l'uno non è più Presidente del Consiglio, l'altro non è più Ministro degli Esteri, ma i due che si erano insediati, e cioè Nitti e Scialoia, dovevano ancora imparare l'alfabeto e quindi rimangono a Roma. Ecco il quadro drammatico del dopoguerra, che purtroppo è spiacevole, ma quello è, ed è quello che dobbiamo, che ci rassegniamo a conoscere. Basilio Fimiani. Vuole venire al microfono? No, volevo chiedere, gli americani quando nominavano in Sicilia, in Campania, in Calabria, i sindaci, sapevano che erano i nodoli di mafia, di Camorra o di Ingrani? Beh, intanto non tutti, per fortuna, quindi non bisogna mai esagerare. Uno. Due, che l'operazione di sbarco degli americani in Sicilia sia stata favorita dalla mafia è una leggenda autolesionistica che noi coltiviamo e anche, se vogliamo, una specie di sopravvalutazione. In realtà il generale Patton aveva dato delle direttive molto precise. Quando vedete che gli italiani hanno le mani alzate, voi mirate al cuore, perché in quel momento non possono ripararsi. Quindi le direttive che dà sono spietate. Noi siamo qui per vincere e siamo qui per risparmiare uomini. Noi non siamo qui a fare né i liberatori né gli eroi. Sono dei nemici e quando a margine della consegna dell'armistizio di Cassibile Alexander interviene, dice: voi avete un solo dovere, uccidere più tedeschi possibile, testualmente. Cioè, quindi la guerra è quello, la guerra è crudele. E questo ci aiuta anche a capire, prima l'ho saltato nei tanti passaggi, perché Badoglio non si lascia abbindolare dalla missione degli americani, che vanno a consultarlo promettendo il lancio di una divisione di paracadutisti a difesa di Roma se il re rimane a Roma. Ora, il problema non era di rimanere a Roma 5 giorni, 10 giorni, un mese, era che un esercito ha bisogno, fino a prova contraria, delle retrovie, ha bisogno di una logistica. E chi garantiva la logistica? Gli angloamericani no. Uno, perché rifiutano di dire quando e dove sarebbero sbarcati. Secondo, perché in realtà non avevano più le risorse. Non dimentichiamo che gli americani fanno la guerra in Italia con le am lire, fanno la guerra con le risorse degli italiani, taglieggiando gli italiani, sottraendo loro anche i cereali. Ci sono delle proteste e la condotta degli inglesi in particolare indigna sommamente quanti devono constatarne il comportamento. Tra i tanti documenti che posso avere a disposizione, mettere a disposizione, c'è una richiesta da parte della regina Elena, che ha assistito al fatto che una jeep di militari inglesi investe intenzionalmente dei civili e chiede al governo che intervenga almeno a risarcire le vittime. Cioè il comportamento era di soprusi continui, a cominciare naturalmente da invadere i postriboli, tentare in sei o in più di assalire due orfane per motivi che tutti possono immaginare, eccetera, 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 eccetera. Cioè, c'è una quantità, una casistica infinita di condotta da parte di queste come truppe di occupazione, semplicemente truppe di occupazione. E questo è una realtà dinanzi alla quale bisogna porsi, anche per capire perché ci fu poi un atteggiamento filomonarchico delle popolazioni del Mezzogiorno, perché questi dissero: ma in definitiva gli unici che poi che ci hanno garantito la liberazione è stata la monarchia, perché ha fatto in modo che gli altri defilassero, ecco, e quindi ha garantito un sia pure lento ritorno all'amministrazione civile di tradizione italiana. Quindi questo penso sia importante da sottolineare.
prego. Venga, venga. Venga al microfono, c'è il rischio che non la si sente. Solo che nessuno voleva parlare. No, io avevo visto lei che alzava la mano, forse no. Era un gesto così. C'è una domanda su Zoom, perché c'è una messaggio. Sì. No, 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 ma dove grazie. Sta? Dove sta? Chi è che vuole là? Dai. Ci ha ripensato. Questo. Okay. No, non c'è sta, nessuno chiede. Mentre la professoressa Papalia sta compiendo le sue esplorazioni, potrei aggiungere che nel referendum del 2-3 giugno 1945 si registra una vittoria di quasi 20 mesi di propaganda antimonarchica nella Repubblica Sociale Italiana, e cioè la etichettatura di Vittorio Emanuele III, non più re soldato, ma re fellone, re fuggiasco, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo è un addebito assolutamente improprio, cioè abbiamo detto, insistito, e credo che meriti di essere ancora sottolineato, che in realtà il re garantisce, uno, l'avvio della defascizzazione, che non vuol dire epurazione, quella è una cosa diversa, e poi soprattutto la continuità dello Stato, che è fondamentale per il futuro degli italiani. E cioè, grazie a quell'inizio poi si arriverà al completamento della liberazione nazionale, anche con il concorso del Corpo Volontari della Libertà, che avrà come comandante, l'abbiamo ricordato ieri, il generale Raffaele Cadorna, che rappresenta una continuità dell'Italia dal Risorgimento in poi. Ma forse voleva intervenire... Ecco, certo, questo sì, mi pare che debba essere un intervento, a mio avviso, molto importante da parte del nostro sì. Professore. Grazie. Arturo, avvicinati anche a questo. Sì. Grazie. No, il passo indietro è relativo all'inizio della lezione di ieri, quando è una lezione che andrebbe veramente rivista e ripensata anche per i presenti, perché le nostre lezioni sono recuperabili comunque in rete. Quando lei ha citato Alberto Fortis, Presidente del Consiglio, mi è venuto in mente la celebrazione della presa di Porta Pia a 35 anni da quel famoso 20 settembre, una celebrazione che avviene in pubblico a Porta Pia, appunto, con la proiezione del primo film a soggetto della storia del cinema italiano. La storia del cinema italiano, non di taglio documentaristico, di taglio appunto o di altro taglio, un film a soggetto, è la storia delle trattative per la resa di Roma e poi per l'ingresso dei bersaglieri a Roma. E avviene appunto il 20 settembre 1905. Il regista Filoteo Alberini era
iscritto alla Loggia Concordia e aveva credo un terzo grado, un grado elevato. Il presidente del Consiglio era iscritto alla massoneria, concordarono in questa impresa il ministro della guerra, che prestò come comparse i militari, quelli che compaiono. Io lo raccomando, un film che originariamente doveva essere sui 250 metri di pellicola, ne avanzano credo un'ottantina, corrispondenti a una decina di minuti. I miei ricordi, mi sono occupato di questo appunto poco più di una decina di anni fa, non so se in tempi recenti siano stati recuperati altri frammenti, spezzoni che portano a qualcosa, però questo film, che doveva celebrare un momento fondamentale della storia d'Italia, cioè Roma che torna all'Italia, poi sarà resa capitale credo mesi dopo, credo agli inizi del 71 da un punto di vista formale, ma Roma che torna all'Italia, e torna all'Italia in una forma che deve essere celebrata pubblicamente. Il film fu proiettato appunto alla presenza di decine di migliaia di persone per più giorni, e secondo i curatori di questa ricerca, a parte naturalmente che c'era il ministro della pubblica istruzione, c'era credo Baccelli, che era stato ministro della pubblica istruzione già da tempo e che si batte fortemente per questa proiezione pubblica, lì si individua uno dei momenti della costruzione della storia della patria all'interno di una logica, diciamo, della costruzione di una religione laica. La costruzione della patria fa parte del rinnovamento, infatti si parla poi della nuova Italia, in quegli anni si parla della letteratura della nuova Italia, è il titolo sotto il quale sono raccolte gli scritti critici di Benedetto Croce, quando parla dell'Italia, e di questa nuova Italia deve partire da un fondamento che non abbia niente, a sfigurare rispetto alla religione cattolica. E una cosa che è stata rilevata nella lezione di stasera è l'istituzione dei cosiddetti parchi della rimembranza. L'istituto quest'anno ha ospitato la presentazione di un volume a più voci sui parchi della rimembranza in Italia, che sono i luoghi nei quali celebrare, ancora una volta sottolineo, una religione laica della patria, e che passa attraverso la storia patria. Questo è anticipatorio rispetto ad un'altra, ad un altro momento, quello che già è stato citato ieri, ma è stato richiamato anche stasera, l'altare della patria, la celebrazione, e che contiene un filmato che è abbastanza esteso. La signora che viene a scegliere casualmente, a caso, quello che dovrà essere la tomba del Milite Ignoto, sceglie una tra le tante tombe che sono state messe. Tutto questo è filmato, e il filmato risale al 1921 e ha grande diffusione. Il regime che di lì a poco si insedierà, a mio parere, trova una strada spianata, facendo propri i valori della nazione, della patria, riassorbendo e presentandosi anche sotto una forma, oserei dire, paradossale. Vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, ma piccola parentesi, ma
ci siamo dimenticati che cos'era stato San Sepolcro nel 1919? Qualcosa che aveva ben poco a che fare con la monarchia, cioè, e con tutto l'apparato che presiedeva alla nascita e alla valorizzazione della patria. In questo senso la duttilità del fascismo in questo, che non ha contenuti. Il fascismo, io lo dico fascismo come dottrina, come teoria, invano negli anni successivi si cercherà di costruire addirittura una mistica fascista. No. Il regime, a mio parere, è un'altra cosa. Il regime è saper utilizzare politicamente questo materiale. Quanto a contenuti, il fascismo è disponibile a tutto, pur di rimanere al potere. E il potere con al centro un vuoto spaventoso di idee e la capacità invece di aggiustare diciamo le idee, le ideologie, le posizioni filosofiche, insomma, ma se pensiamo qual è l'apparato che è dietro il fascismo, può andare da D'Annunzio a Fiume, a Marinetti, a Gentile, personalità che non hanno niente a che fare l'una con l'altra se non quella di detestarsi fortemente, ma il regime è capace di inglobare tutto questo e di far finta che tutto questo abbia un contenuto. E naturalmente quello che è vincente è nel momento in cui c'è una classe dirigente in disfacimento, quello che lei ha detto a proposito di Vittorio Emanuele Orlando e di Sonnino è esemplare. È la classe dirigente liberale che non ha capito che cosa è il Novecento, che cosa sta succedendo dopo la guerra. Lo stesso Giolitti commette degli errori che sono legati alla sua visione ancora ottocentesca della politica. Quello che si sta svolgendo, sta cominciando a partire dalla rivoluzione messicana, proseguendo con la rivoluzione russa, con il disfacimento degli imperi, qualcosa che non ha assolutamente precedenti nella storia europea e nella storia mondiale. Il fiuto di comprendere come mettersi alla testa di un paese che dal punto di vista dei valori si sta disfacendo, il fiuto consiste nel fare propri quelli che sono stati i valori che hanno portato all'unità d'Italia. Per il resto del fascismo, per quello che mi riguarda, e ho esaminato anche la cinematografia dal muto al sonoro, fino al capolavoro di Blasetti, 1860, I mille di Garibaldi, c'è una scarsa attenzione al risorgimento e alle figure, che invece nel cinema muto sono importanti. C'è un film muto su Anita Garibaldi, i film come tratti da Gerolamo Rovetta, Romanticismo, col retroterra risorgimentale, sono innumerevoli. Col regime si attenua tutto questo, quasi che vabbè, abbiamo fatto, abbiamo dato al risorgimento, ce ne possiamo pure lentamente liberare. Ecco, fare proprio strumentalmente questo patrimonio che tutto sommato si presentava già agli inizi del Novecento, questa è stata l'arma vincente del regime, a mio parere. Chiedo soltanto una sua sì, conferma oppure una sua correzione. Io ringrazio molto il professor Martorelli per questo intervento che mi pare molto significativo. Sono del tutto d'accordo sul fatto che il fascismo si presenti come un, virgolette, partito spugna, e cioè in grado di assorbire. E potremmo dire, citando un celeberrimo presidente del Consiglio, uomo politico italiano, si potrebbe parafrasare dicendo: toglieteci tutto tranne che l'equivoco,
che era un motto, come ben noto, di Giulio Andreotti, cioè quello che conta è rimanere al potere. E rimanere al potere in un paese come l'Italia significa adattarsi al trasformismo, e il virgolette fascismo è trasformista dall'inizio alla fine. Può essere appunto repubblicano, operaista, rivoluzionario, e non per caso l'opera di Farinacci è la rivoluzione fascista, ma un termine che Mussolini adopera molto malvolentieri, anzi lo utilizza meno possibile, anche perché dice, lo scriverà poi nel tempo del bastone della carota, quando ormai è a Milano e ha perduto la partita, dirà in definitiva non c'è stata nessuna rivoluzione fascista, perché la rivoluzione vuol dire cambiamento della forma dello Stato e noi ci siamo tenuti la monarchia, adesso è arrivato il momento di farla fuori tramite l'alleato germanico in lotta contro gli americani, quando ormai la partita era persa. È certo quindi che c'è questo atteggiamento di assorbire e accompagnare gli italiani, andando d'accordo dall'anticlericale qual era stato, quello che sfidava Dio a dimostrare la sua esistenza fulminandolo mentre lui parlava, che pubblicava Us il Veridico. Nel 1911-12, come è noto, Mussolini insieme con Nenni andava a fare i sabotaggi contro l'invio da parte del governo italiano delle truppe per l'impresa coloniale. Venne arrestato, non sapendo cosa fare in carcere, scrisse Us il Veridico, un elogio del grande eretico boemo, che venne poi pubblicato con incisioni su legno di un valdese, per inciso anche massone, che poi fece fortuna nel corso degli anni e che è l'autore dell'emblema della Repubblica Italiana, Paolo Paschetto, vincitore curiosamente di ben due concorsi per il bozzetto dell'emblema dell'Italia, che è un bozzetto che a sua volta, beh, io non voglio mancare di rispetto nei confronti dell'emblema della Repubblica, ma c'è la ruota dentata, vagamente rotariana, la stella, il pentalfa, che notoriamente, beh, intanto è le stellette dei militari, ma poi è anche il pentalfa massonico, è anche la stella mariana, è lo stellone d'Italia, è un emblema che va bene in tanti modi. Ecco, quindi Paschetto è quello che compie tutta questa carriera, quindi non c'entrava la storia dell'emblema, ma della figura di Paschetto. Certamente, 1905 che ha rievocato, e all'indomani della celebrazione del 20 settembre del 1904 del Congresso Mondiale del Libero Pensiero a Roma, che venne inaugurato con un discorso del ministro della pubblica istruzione dell'epoca, e venne inaugurato con 3.000 partecipanti, poi alla fine si concluse con 200 che andarono a fare la merendina sull'Aventino, cioè dopo aver dichiarato gli ideali immortali, eccetera, ognuno se ne andò per conto proprio perché non c'era nient'altro da dire. Era quella che non era solo Nuova Italia, ma anche la cosiddetta Terza Italia. E sul terzo c'è sempre il punto interrogativo. Qual era la seconda? La prima, quella dei Cesari o dei Consoli, di Cincinnato o degli Imperatori? Cioè, lì, la Romanità, uno. Poi il fascismo introduce il culto di Augusto, non di Cesare, perché Cesare porta male, finisce a pugnalate. Il culto di Augusto, bene. E poi naturalmente questa Terza Italia, e la seconda, era quella dei comuni e delle signorie o era quella della Roma papale? Non bisognava dare fastidio a nessuno, e quindi questa seconda rimane sempre abbastanza bivalente. Così come polivalente è l'uso della letteratura e della poesia di fine Ottocento. Federzoni è
figlio di un carducciano, originariamente è carducciano, ma poi si capovolge, perché a lui Carducci non va bene, perché in definitiva è quello, sì che poi scrive l'eterno femminino regale, ma inizialmente va scritto anche Ugo Bassi, quando la mano, Cesare e Piero si danno la mano, sfavilla in cielo una stella che è quella del sacrificio di Ugo Bassi. Ora, ci sono tanti equivoci in quella prima parte del Novecento che ci danno la misura della complessità del cammino seguente. Prima ho accennato a concordato. Il concordato è stato poi recepito nella Costituzione articolo 7. Che cosa prevedeva il concordato? Che non può esercitare nessuna funzione pubblica, in particolare non può esercitare l'insegnamento chi sia stato colpito da interdetto da parte della Santa Sede. Motivo per il quale il grande Ernesto Bonaiuti non ebbe mai la cattedra, venne sempre lasciato ai margini, neanche in Repubblica poté insegnare, neanche dopo la caduta del regime, perché comunque continuavano a valere queste interdizioni. Ecco la continuità, discontinuità, e la religione è laica, ma diciamo che più che di religione bisognerebbe parlare semplicemente di affermazione di quei principi che sono contenuti nello Statuto Albertino. I cittadini sono uguali davanti alle leggi. Punto. Articolo 24 dello Statuto Albertino. Semplicemente così. Contiene già il fatto che nel Regno di Sardegna le lingue ufficiali erano l'italiano e il francese, e che oltre alla religione cattolica vi erano i culti ammessi, i valdesi, i protestanti, gli ebrei, quindi era già uno stato di ampia tolleranza. Che cosa significa tolleranza? Vuol dire prendere su di sé, tollerare è questo, farsi carico degli altri. Vuol dire quindi è un principio molto, molto più significativo e importante rispetto al concetto che normalmente si ritiene di esprimere attraverso il termine di tolleranza, che vorrebbe dire semplicemente di ammettere che un altro possa avere delle opinioni diverse. No, tolleranza vuol dire questo, farsi carico, che è quello che il cittadino dovrebbe compiere nei suoi rapporti con gli altri, riconoscendosi attraverso lo Stato di Italia, il quale fa parte di una comunità internazionale, e questa comunità internazionale dovrebbe avere come obiettivo la certezza dei rapporti giuridici tra i suoi appartenenti e componenti. A questo riguardo mi sia consentito, siccome da giolittologo questa sera mi sono pronunciato abbastanza severamente nei confronti di Giolitti, perché in effetti non si presenta quando è il momento, vorrei ricordare che però Giolitti ebbe una intuizione, la affermò e riaffermò, e credo che vada richiamata nel cuore di questo seminario, perché fin dal 1917 pose un problema fondamentale: il trasferimento del potere della dichiarazione di guerra dal sovrano al Parlamento. Perché osservò, è curioso lo Stato italiano, perché non può cambiare una pretura, non può aprire una farmacia, non può modificare un posto per un pubblico impiegato, eccetera, eccetera, se non con un atto che poi viene approvato da una legge del Parlamento. Curiosamente, invece, noi siamo entrati in guerra così per una volizione, ma in realtà non la dice tutta, perché come ho ricordato questa sera, noi entriamo in guerra perché le Camere, forse l'ho detto ieri, le Camere lo deliberano.
Sì, abbiamo parlato ieri, sono le Camere, Senato e Camera, che quindi non è un capriccio del sovrano. Quindi allora bisogna distinguere tra dichiarazione e proclamazione. Approvazione, sono tre fasi diverse. La decisione di entrare in guerra, la delibera della guerra e poi la proclamazione. La proclamazione non può che appartenere al capo dello Stato, il capo dello Stato, il re, presidente della Repubblica, quello che si voglia, che la proclama, perché è l'atto formale. Chi la dichiara? La dichiara, Giolitti diceva, bisogna trasferire questo potere da A, ma quel potere già c'era. Bisogna tornare anche quando si tratta di storiografia a essere molto precisi sulla terminologia, perché diversamente noi creiamo degli equivoci interpretativi. Ora, la tradizione storiografica italiana è gravata da una somma di imprecisioni, di vaghezza di espressioni. A differenza del linguaggio giuridico, noi abbiamo un giurista come il presidente Giuseppe Catenacci, sa che nel diritto una parola vuol dire qualche cosa di ben preciso, e non sono polivalenti. Invece nella storiografia tutto può valere tutto, quindi anche concetti di cui abbiamo parlato, perché abbiamo fatto uso, concetto di nazione, di patria, eccetera, di Stato, non sono la medesima cosa. Ognuno ha un significato molto preciso e quando noi lo utilizziamo dobbiamo essere ben consapevoli che facciamo riferimento a una sostanza, il nome corrisponde a una realtà. E se noi invece attribuiamo a un nome una polivalenza, facciamo, anziché scienza storica, facciamo propaganda, che è una cosa leggermente, facciamo dei sermoni, salviamo l'anima e al tempo stesso perdiamo la storia. Quindi credo che in una condizione come quella di un seminario di storia bisogna fare questo richiamo a essere molto precisi nei termini che vengono usati, per rigore certamente, per evitare altrimenti di cadere nel vago. Quindi, bene, credo. Nessuno? Io faccio omaggio all'Istituto, e siccome tanti anni fa, esattamente nel 1983, svolgemmo a Milano un convegno sull'8 settembre, la cui importanza non è data tanto dalle relazioni, anche delle relazioni si intende, ma soprattutto ai documenti introduttivi, e faccio soprattutto riferimento ai verbali delle riunioni che si tennero a margine della consegna dei due armistizi, che noi parliamo di armistizio dell'8 settembre e l'armistizio del 29 di settembre, ma vennero tutti e due scritti prima del 3 settembre, erano già stati scritti prima che noi pensassimo di arrenderci. Allora, questo volume credo sia importante e interessante, ha 43 anni dal convegno nel quale mi occupai di queste materie e 43 anni dopo conserva una sua attualità per i documenti, e quindi lo lascio alla professoressa per l'Istituto. Ringraziamo moltissimo il professore, e a testimonianza dell'efficacia del suo lavoro, delle sue lezioni, è la quantità di domande che avremmo voluto ancora porgli, la quantità di cose da voler capire, la quantità di cose, dei percorsi da voler eseguire, per i quali speriamo di vederla di nuovo e presto. Grazie infinite. La ringrazio della proposta, perché per me sarebbe un impegno continuare a campare. Certo, numero uno, numero tre. Ecco, esatto. Che è già qualcosa, no? Quando uno comincia a avere gli anni che ha. Bene, ringrazio tutti. Grazie a tutti. Grazie.